La comunità di Maratea e Piazza Buraglia da oggi sono più sole per la scomparsa del cavaliere Giuseppe Brando, conosciuto da tutti come Peppino Caporale. Persona affabile, amico di tutti, amante della musica e devoto amico della benemerita, che oggi era presente con gli uomini della locale caserma, ma anche personale in riposo dai paesi vicini che non sono voluti mancare all'ultimo saluto a Peppino. Il suono della banda, che ha intonato marce brillanti e militari, ha accompagnato il feretro lungo la strada che porta alla chiesa dell'Annunziata, dove il parroco, o meglio ancora, l'arciprete, come lui chiamava Don Donato, ha celebrato la Santa Messa. Da sempre commerciante di cose belle, nel suo negozio, conosciuto da tutti e soprattutto da turisti, ma anche da persone VIP, come lui ci disse in questo filmato. Questo è un articolo che ho mandato delle lenzuola a un signore italiano che l'ha regalato a Chelsea Clinton, alla figlia. Interessantissimo, eh? Bravo, Residier. Grande Peppino, alta società, guarda che meraviglia. Weekend a Maratea, introvabili lenzuola. Grande, grande Peppino, veramente. Complimenti, complimenti veramente, bellissimo. E questa è la bottega dell'amico Peppino, guardate che meraviglia. Dal 1200, lei? Mamma mia. Non è una cosa facile. Grazie Peppo. Ma, prego, Residiello. Bello e sentito il ricordo fatto dalla nipote Chiara, che ha perfettamente descritto la vita di suo zio, dicendo che ognuno di noi, marateoti e non, potrebbe raccontare tanto della tua vita, mentre il silenzio assordante di questi giorni, quando si è appresa la notizia della tua morte, è stato per noi motivo per mettere nero su bianco qualche ricordo. Ricordo che non ha mancato di fare il cavaliere Rocco De Pietro, diacono della nostra chiesa. Ha anche lui ricordato la sua figura, che da oggi mancherà alla sua famiglia e alla comunità intera. Anche io esprimo da questo microfono le sentite condoglianze alla famiglia per la grande perdita. Addio Peppino.